Da Federico TV, ora la produttrice Paola Esposito ci presenterà le sue amiche e colleghe. Sì, allora le mie amiche e colleghe, abbiamo la regista che è Daniela Silvia Cenciotti. Salve. E una delle attrici dello spettacolo Napoletamo che è Veronica Cavuto. Buonasera. Allora, ragazze, parlateci del progetto... Simpaticissimo, beh. Perfetto. Per favore parlateci del vostro progetto Napoletamo. Iniziamo da Paola Esposito. Sì, il progetto Napoletamo in realtà nasce proprio come progetto, nel senso che ci siamo, non essendo esattamente in questo momento storico una produzione che ha moltissimi soldi, ci siamo riuniti un po' di professionisti, tra cui Massimo Masiello, che è il protagonista, che è uno dei cantanti più bravi che abbiamo a Napoli, insieme ad un gruppo di giovani, il nostro coreografo Lorenzo Falconetti, l'attrice Veronica Cavuto, la regista Daniela Silvia Cenciotti e l'altra cantante attrice che è Veronica Capezzuto, abbiamo riunito un po' di forze, abbiamo voluto fare un progetto che fosse di Napoli, per Napoli e su Napoli, ovvero un musical sulla canzone napoletana. E su questo magari invito la regista magari a dirci qualcosa in più. Io ho fatto la mia parte da produttrice, li ho messi insieme, ho cacciato una cosettina piccola di soldi per fare quel minimo che serviva e adesso siamo qui sperando che questo spettacolo sia per la città qualcosa di sicuramente utile, perché mancava e manca tuttora un punto di attrazione turistica che fosse un musical dove i turisti possono venire la sera, il giorno, il pomeriggio a vedere qualcosa che un poco gli possa spiegare cos'è Napoli e affascinarli ovviamente. Ok, allora prego, ci illumini sul progetto. Vi illuminerò possibilmente di immenso. Allora, il progetto è molto semplice. Napoli ha una cultura indiscutibilmente conosciuta ovunque. Spesso viene sottovalutata, nel senso che molto spesso sia le canzoni, le musiche e anche un po' la presenza dei cantanti neomelodici hanno creato una sorta di distacco un po' da puzza sotto al naso rispetto a certe espressioni della musica napoletana. La cosa che io ho voluto fare è unire interpreti molto giovani, perché Veronica, che è qui la giovanissima, l'altra, che peraltro si chiama anche lei Veronica, Veronica Capezzuto, che è la nostra cantante, ballerina, è molto giovane, il corpo di ballo è giovane, il coreografo è giovane, cioè c'è tutta una qualità artistica molto giovane e molto fresca a servizio di un repertorio antico. Questo significa che il repertorio antico riprende nuova linfa da questa gioventù. Questo spettacolo non è quella cosa noi oddio, devo sentire torna sul rientro. No, è un torna sul rientro come deve essere fatto, ovviamente, ma interpretato da giovani che ne hanno trovato i motivi pur essendo dei brani antichi. Questo secondo me è la cosa bella di questo spettacolo. Poi c'è il maestro Spalice che ci ha fatto le musiche, accompagnato dai musicisti bravissimi. Cioè è uno spettacolo nel quale abbiamo messo tutti tanto cuore, che mi rendo conto. Però oltre alla professionalità, perché su quella possiamo basarci, abbiamo tutti anni di professionismo e di bollette pagate con questo mestiere, come ti dicevo prima, in più c'è un gran cuore e questo aiuta. Ok, quanto fa bene fare l'attrice? No, fa molto bene se è quello che ti piace fare, insomma, è la mia passione, quindi mi fa stare bene farlo. È vero che il classico fa bene all'anima? Fa benissimo. Io poi ho studiato i classici a scuola, quindi perché è qualcosa che puoi sempre in cui puoi sempre trovare qualcosa che è vicino alla tua vita. È sempre nuovo il classico. Ok, è verissimo. Grazie. Grazie a te.